benvenuto a Micio. Terzo, una precisazione. Io ieri ero a Milano, questa mattina poi ho visto un po' i giornali e io capisco che tra il giornalista che redige l'articolo e il giornale ci passa poi un titolo, che di solito fa il direttore, che non essendo stato presente, questo è un po' un vecchio modo, che io non ho mai capito, di fare comunicazione, e chiaramente pur di vendere copie in più si cerca di cavalcare l'onda della provocazione e della contrapposizione, no? Ormai ci siamo abituati a tutto ciò. Quando io parlo di Mazzarri vorrei ricordarvi una cosa, che io a un certo punto lo andai a cercare da solo e lo assunsi per sostituire Donadoni, da solo, che avevo già mandato via Pierpaolo Marino. Quando poi abbiamo iniziato a lavorare insieme e lui mi chiese di andare via dopo 2 anni, io l'ho voluto a Napoli. Quindi la mia considerazione sul lato professionale nei confronti di Mazzarri era ed è e rimane totale. È chiaro che se io puntualizzo all'epoca, oggi non so più, perché uno poi modifica anche le proprie modalità di lavoro, ma all'epoca lui giocava con un modulo che non permetteva l'esistenza di un regista. E quindi quando io, che nel frattempo continuo ancora ad imparare un gioco che non conoscevo, insistevo con Verratti, lui mi spiegò che Verratti non avrebbe potuto giocare con noi perché non faceva parte di un modulo da lui utilizzato. Poi ho sempre detto, lui è uno capacissimo, ma non tutti quanti noi siamo perfetti, quindi il problema della comunicazione delle lingue è un problema che lui ha avuto e che non gli ha permesso evidentemente di comunicare o di avere un rapporto di così comprensione o di, come posso spiegare, di assimilazione protettiva nei confronti di alcuni giocatori, tra cui anche Vargas, per cui chiaramente il giocatore poi si sente come non utilizzato. Questo capita in tutte le famiglie, mica capita soltanto con Mazzarri o nel Napoli, e quindi chiaramente poi può entrare in un vortice psicologico anche regressivo. Quindi nelle mie parole non c'è una critica o una provocazione, quindi quando apro i giornali e poi vedo De Laurentiis provoca, a distanza si piccano, no, non c'è nessuna provocazione, non bisogna assolutamente piccarsi a distanza. Mazzarri rimane un grande professionista che ha fatto un suo percorso al Napoli molto positivo. Io ho desiderato trattenerlo a Napoli anche quando lui riteneva ormai finita dopo 2 anni la sua missione napoletana. Quindi questa è la conferma della mia stima, perché altrimenti, così come dopo 4 anni sono andato a cercare Benitez, avrei potuto anticipare di 2 anni le scelte di diverso allenatore, cosa che non ho fatto. Quindi io vi prego, se vogliamo andare a braccetto, d'amore e d'accordo, abbiamo un anno davanti a noi, di
utilizzare con me un altro tipo di atteggiamento, perché altrimenti mi costringete a chiudermi, il che è possibile, e può essere pure che non vi interessi che io mi chiuda con voi, però io credo che, perché vedo anche molti napoletani, credo che anche a voi stia a cuore la crescita di un club sul piano sportivo, visto che io quest'anno ho anche lanciato la sfida dello scudetto. Se poi dobbiamo andare avanti da soli e io ne devo prendere atto, ne prenderò atto, ma sarà dipeso soltanto da voi e non da me. Questa era una precisazione che volevo farvi, perché vi stimo, perché vi considero ormai da tanti anni come persone vicine al nostro club, come dei professionisti, e so anche che molto spesso vi correggono in casa titoli che magari non rappresentano sempre la totale realtà di quello che uno dice o di quello che uno avrebbe voluto dire. Poi ci possono essere anche dei misunderstanding, ci possono essere anche delle cose, però io difatti preferisco ogni tanto parlare con la televisione, perché lì è inequivocabile, si capisce anche dall'atteggiamento, dalla distensione, dalla pacatezza o dall'irruenza dei modi di esprimersi qual è uno stato psicologico delle stesse parole che fuoriescono e quello che vogliono veramente rappresentare. Chiuso l'incidente, se incidente c'è stato, io mi auguro che non sia stato un incidente e che da oggi in poi si vada de plano fino alla fine. Grazie. Bene, allora, doverosa precisazione, abbiamo la conferenza stampa di presentazione di Miciu, che ci farà innanzitutto vedere la maglia, che non ha ancora il numero, come sapete non sono ancora stati assegnati. Andiamo con le foto. No. Ma di solito non lo scelgono? No, li scelgono fra qualche giorno. Ah, fra qualche giorno. Sì, sì. Dalle la vuelta. Anche il Girone. Cerimoniale, sì, che mi sfugge, questo è il primo anno che fate così. Ma che senso ha una maglia senza numero? È una maglia senza senso. Intende? Il sentito tiene una... È una delle tante cose che bisogna cambiare nel mondo del calcio, per adesso il numero non c'è. Però lo deve spiegare, sì. Dopo te lo spiego dal privato, spiegare. Sì, te lo spiego. Si, te sei, si hai litigato con alguien por el numero? No. Bene. Okay. Sediamoci. Forza. Sai che dobbiamo fare? Sì. Io voglio inventare il nome verticale, no? Con un numero da una parte, se fosse un doppio numero, e un numero dall'altra parte. Certo, su un numero unico diventa più complicato. Ecco, segniamoci la data di questa cosa, perché magari tra qualche anno qualcuno dice che questa proposta è stata fatta da qualcun altro. Cominciamo con Sky, se accendiamo il microfono di Sky, per favore. Eccoli. Ah, ma vedi che c'hai un numero qua sotto, il 26. È un numero simbolico, insomma, di allenamento. Ma è un numero che gli piace a lui? Perché 26 diviso 2 fa 13, non mi piace. Allora Sky, comincia Ugolini, vai. Posso? Buongiorno, buongiorno Miguel. Volevo chiederti volevo chiederti le tue prime impressioni su questa, dopo questa prima settimana in ritiro, e se il fatto che tutti insomma dicano che devi essere il vice Higuain, se questo ti crea una responsabilità, una pressione importante. La prima impressione di questa settimana, sì, rispetto a me, sì, invece di che per Higuain comparano, perché crea l'interesse del problema. No, se microfono. Sí, no, las primeras impresiones son muy buenas, porque tienen un grupo impresionante y todos me han acogido con los brazos abiertos y bueno, pues presión ninguna, ¿no? Yo vengo aquí a ayudar, a hacer todo lo que pueda, a estar a mi máximo nivel, y yo creo que si cada futbolista está a su máximo nivel, al final el nivel del equipo va a subir muchísimo, ¿no? Y eso va a hacernos más competitivos y va
va a acercarnos a las posibilidades de ganar cada partido, ¿no? Que es el objetivo. Sí, impressione buona, si è trovato subito al suo agio, che lui dice è arrivato qua per lavorare, per portarsi al massimo della forma, della sua al migliore forma e fare assieme un buon lavoro per un anno, un buon anno per Napoli. Poi non si capisce perché tu hai detto che deve sostituire Higuaín. No, mica ho detto. Potrebbe che anche giocare insieme a Higuaín. Sì, ma anche come alternativa, la prima alternativa a Higuaín, ci è stato così spiegato, Presidente. Un'altra domanda. Sì. Volevo capire, il Presidente ha appena ribadito pochi minuti fa, insomma, che è uscito allo scoperto con coraggio, dichiarando, insomma, che vuole puntare allo scudetto. Lo stesso ha fatto Lorenzo Insigne. Qual è il tuo punto di vista sulle possibilità del Napoli di centrare lo scudetto e quanti gol pensi di poter fare? Devo tradurre, sì. Devo interrompere qua. Poi ripetermi di nuovo più alto. Sì, ho alta voce. Ok. Sì. Presidente ha parlato di scudetto, Lorenzo Insigne anche. Tu pensi che il Napoli abbia la qualità per poter vincere lo scudetto e lottare? No, ho capito, aspetta, no, non lo inseriamo mai. C'è il duro, che è il duro. Titolo, no? Nella ricerca, e poi fanno tutti. Fatica oggi, eh? Ok, e poi l'ultima domanda: quanti gol pensa di poter fare in Serie A? Quanto vuole pensa di fare in Serie A? Che contesto prima? La squadra non ha fatto. Che contesto prima? Contesta la prima. Bueno, ahora estamos centrados en la previa Liga de Campeones, que es lo más importante ahora mismo y lo que más cerca tenemos. Y bueno, yo sé que hay equipos muy fuertes en Italia, Juve, Roma, pues la Fiore, Milán, el Inter, pero bueno, el Nápoles también es un grandísimo equipo y bueno, el objetivo es llegar lo mejor posible a cada partido y yo creo que el Nápoles pues tiene capacidad para poder ganar todos. Sì, sa che l'obiettivo principale è arrivare alla Premier League, che in Italia ci sono altre squadre molto forti come la Juventus, la Roma, la Fiorentina. Che l'importante è arrivare alla miglior forma e lottare per tutto. Lottare per tutto. Ecco, domande sintetiche, perché siccome abbiamo la traduzione, quindi usate la seconda domanda di Ugolini. Lui ha fatto due domande, una lunga, poi una corta, quel tipo corta. Avanti. Buongiorno Miguel. Dello sport. Buongiorno Miguel. Sul numero di gol. Sí. Sí, bueno, yo a veces pues yo aquí vengo a ayudar, ¿no? Si puedo aportar goles, genial, y si no, pues lo que sea, ¿no? Si me piden que trabaje al máximo, así lo haré. Si un día me piden que ponga los guantes y que intente pues evitar los goles también, ¿no? Yo aquí vengo a ayudar y ya lo he dicho antes, ¿no? Cuanto más alto tenga cada futbolista su nivel, más alto va a ser el nivel del equipo y más cerca vamos a estar de ganar cada partido. Che viene qua a lavorare assieme al gruppo, che logicamente i gol vorrebbe fare tantissimi, ma che se non arrivano comunque lui è a disposizione dell'equipo, della squadra, per mettersi anche i guanti si deve evitare che ci siano dei gol. Ci sono anche gli assist, no? Che sono come gol. Buongiorno Miguel, qual è il ruolo che ti piace di più? Dove ti trovi meglio in uno schieramento d'attacco? Grazie. In che posizione del campo ti metto mejor per Io mi encuentro mejor por detrás del punta, no, però. Ya lo he dicho, no, vengo a aiutare y donde il mister me ponga y lo que il mister me mande. Si trova meglio, lui si trova meglio dietro la punta, ma comunque lui è qua per andare dove gli chiedano di andare.
Il mattino. Sì, buongiorno. Volevo chiedere, sono non tantissimi i giocatori che dalla Premier vengono in Italia. Come la Serie A vista con gli occhi di un giocatore della Premier? Dice che noi non hai molti giocatori che vengono in Italia direttamente dalla Premier. Come si vede la Serie A desde la Premier League? Bueno, es uno de las ligas más importantes de Europa, ¿no? Yo la he seguido mucho, a mí me gusta muchísimo el fútbol y he visto muchos partidos de la Serie A el año pasado creo que es una liga fuerte, ¿no? Son distintas, también he tenido la fortuna de jugar en la Liga Española y son las tres distintas, ¿no? La italiana no la conozco aún y vengo a intentar adaptarme lo más rápido posible. Hay una buona impressione dalla Champions League, dall'ambiente della Champions League, di quello che è la Liga italiana. Lui conosce anche quella spagnola, logicamente, e quella del calcio inglese, e si rende conto che sono tutte e tre molto diverse. Mediaset. Aquí. Te pregunto directamente en español, hola Miguel, me gustaba saber por qué te llaman Michu, qué significa este apodo. Allora, el giornalista vuole sapere perché ti chiami Michu, perché ti hanno dato questo nome, insomma. No, es un apodo, ¿no? Pero no es nada en especial, seguramente... Ya me lo pusieron cuando era pequeño, pues alguien que no sabía pronunciar bien mi nombre, que es Miguel, y bueno, pues empezó con Michu, y ya me quedó, y bueno, pues la verdad que me ha traído siempre suerte, ¿no? Sí, es un nomignolo que non ha un motivo específico. Sicuramente qualcuno, quando lui era piccolo, non sapendo pronunciare bene il nome di Miguel, lo ha chiamato Michu, e poi è rimasto. Y la segunda pregunta, muy rápida, he leído en el perfil Twitter tuyo, dime si es verdad estas palabras, es la magia de arriesgarlo todo por un sueño que no ve nadie excepto tú. ¿Por qué tú has escrito estas palabras? Es la magia de arriesgarlo todo por un sueño que no ve nadie excepto tú. Sí, lo entendí. Es la magia porque la has escrito tú. Sí, está en el perfil del Twitter. Ecco, il giornalista chiede riguardo a un Twitter nella quale ha scritto una frase, cosa vuol dire questa frase qua? Adesso Michu risponde. Bueno, son frasi. Come? Sì, ma io non l'ho capito dal giornalista. Vuol dire è la forza di rischiare tutto per un sogno che non vede nessuno. Okay. Bene, million dollar pay. Sì. Bueno, son frases motivacionales, ¿no? Yo soy un chico que juega con mucha pasión, que me gusta muchísimo esto, que me ha costado mucho llegar hasta arriba y bueno, pues empiezan tantos y tantos niños a jugar al fútbol y solo llegan tan pocos que bueno, pues me siento muy afortunado y doy gracias a Dios por ello, ¿no? Sí. Dice que es una frase como una otra en la cual exprime la sua passione per il calcio è quella che ha avuto fin da piccolo e che tutto sport. Volevo chiederti una cosa a proposito di Rafa Benitez. Tu nello Swansea giocavi in un modulo simile a quello del Napoli, il 4-2-3-1, a volte il 4-3-3. A quando risale il primo contatto tra te e Rafa? Cosa ti ha detto di Napoli, della squadra del Napoli, mentre cosa ti ha detto Insigne di Napoli e di come si vive a Napoli? Sì, allora vorrei sapere il primo contatto che hai avuto, il primo contatto che ha tenuto con Benito e quello che ti ha detto con rispetto al Napoli. Alla città, no? Sì, penso no, all'equipo. Y después con el otro Insigne, también... con respecto a la ciudad. Sí, bueno, el primer contacto yo creo que viene desde cuando Nápoles se enfrenta a Swansea en la Europa League. Y bueno, él
siempre o sea, mostraba interés porque yo estuviera aquí, es pieza fundamental para que yo esté hoy en día aquí y bueno, pues tanto el equipo como la ciudad, como Lorenzo me han hablado maravillas, ¿no? Yo soy español, soy del norte, pero bueno, Nápoles tiene mucho mejor tiempo que Inglaterra y bueno, para mí todavía no la conozco la ciudad, tengo muchísimas ganas y todo el mundo habla maravillas, ¿no? Tengo muchas ganas de llegar ya. ¿Cuándo Nápoles se enfrentó con qué equipo? Con el Swansea. Sí, el primo contatto lo tuvo cuando lo ha avuto il primo contatto quando il Napoli si è confrontato alle Swansea. Dopo del Napoli non ha sentito se no meraviglie, sia della sua città sia dell'equipo del Napoli. Anche diceva che mi hablaron muy bien de la ciudad. Sì, sì, che hanno parlato molto bene della città, ma anche il clima. Lui viene del nord della Spagna, ma ultimamente si trovava in un paese con un clima molto diverso a quello di Napoli, a quello dell'Italia meridionale, e pertanto è felice anche per questo motivo qua. E Insigne cosa gli ha detto di Napoli? Se gli ha detto sì, Insigne. ¿Qué te ha dicho Insigne de Napoli? No, que es una ciudad, me ha dicho que es una ciudad impresionante y que bueno, sobre todo, ya lo había visto varias veces, me ha enseñado un vídeo en internet con el estadio lleno cantando el himno de la Champions y que me han enseñado varias veces ya lo había visto un vídeo en internet que con el campo lleno, cantando el himno de la Champions y bueno, pues se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Tengo muchísimas ganas de jugar en San Paolo y bueno, pues enfrente de esa grandísima afición. Sí, que le ha fatto vedere un video dello stadio San Paolo pieno di tifosi e che questo veramente le ha emozionato tantissimo. Sono venuti brividi. In spagnolo si dice los pelos de gallina. Ok, Repubblica, abbiamo capito. Sì, ciao, benvenuto. Volevo chiederti che obiettivi ti poni per questa stagione e se speri di rimanere più di un anno visto che sei in prestito. È l'inizio della domanda. Gli obiettivi che si pone in questa stagione. Sì, l'obiettivo che ti pone este anno, no? Quello del Napoli, e si pensa stare male un anno. Bueno, el objetivo es máximo, ¿no? Yo me centro en el día a día, entrenar lo más fuerte que pueda, intentar competir y ganar cada partido y bueno, pues intentar ser feliz aquí, que la gente esté contenta conmigo y por qué no quedarme más tiempo, ¿no? Sí, su objetivo es allenarse, competir al máximo nivel. Vincere ogni partita e che la gente sia felice con lui, insomma, contento di averli a Napoli. Sì, non ha risposto alla seconda. La seconda, una seconda pregunta. Sì, ha detto. Quanti anni vuoi restare a Napoli? Sì, ma qualche domanda. Tempo? Sí, bueno, el máximo posible, ¿no? Mientras ustedes y todos pues sean felices conmigo y yo estoy feliz aquí también, pues ¿por qué no? ¿No? Yo estoy muy contento, ¿no? Llevo una semana aquí y estoy muy, muy contento. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos porque me han tratado genial. Sí, la respuesta es que si todo va bien, si con lui vi trovate bien e lui si trova bene a Napoli e con questa squadra qua, non c'è un limite di tempo. Radio Kiskis. Eccoci qua, salve. Due domande per Micio e una per il Presidente. Partirei da Micio, innanzitutto benvenuto a Napoli. Volevo chiederti, tu sei un giocatore che entra sempre nel cuore dei tifosi, dove gioca entra nel cuore dei tifosi. Come pensi di entrare nel cuore dei tifosi del Napoli? Magari facendo un gol alla Juventus? Te farà due domande a lui. Te ha dato pregunta.
Primero de todo, bienvenido a Napoli. Y dice que tú eres un jugador que entras en el corazón de los aficionados y que ¿cómo vas a hacer para entrar en el corazón de los aficionados de Napoli? Se lo entendete. È bisogno del calendario, perché se con la Juve giochiamo a dicembre, che aspettiamo a dicembre, ragazzi? A dicembre giochiamo con la Juve. No, adesso lo vedremo, fra qualche giorno ci sarà l'estrazione, no? Dicevo la Supercoppa. C'è la Supercoppa. Los goles son circunstanciales, ¿no? Lo importante es ganar, pero bueno, yo soy un futbolista que me identifico mucho con la gente que va al campo a animar, ¿no? A dejarse la voz y la garganta por animar a su equipo, y bueno, pues por eso a lo mejor pues la gente pues le caigo más en gracia, ¿no? Y bueno, pues ojalá lleguen goles, y ojalá sea contra la Juventus, que ya me he dado cuenta que es el eterno rival, ¿no? Sí, lui dice que es un jugador que se identifica mucho con la tifosería, con quella tifoseria che se lascia la voce, la gola, animando alla sua squadra, che magari spera che arrivino tanti gol, e che il più possibile di questi siano fatti alla Juventus, che si è reso conto che è un oggettivo della tifoseria questa. Sì. La seconda domanda è questa: giocare nel Napoli ed essere allenato da Benitez è il momento più alto della tua carriera? Sì, giocare nel Napoli e stare además entrenando con Benitez, per te è l'obiettivo più alto che tu ti abbia posto in tua carriera. Bueno, sí, es uno de los momentos más importantes de mi carrera, ¿no? Estoy aquí con... Es que llevo un poco tiempo, pero ya me he dado cuenta de lo que es el Nápoles, ¿no? Y bueno, pues trabajar con un míster como Rafa, que es uno de los mejores del mundo, que ha conseguido muchísimos títulos, y entrenar y compartir vestuario al lado de futbolistas como mis compañeros, pues es un sueño, ¿no? Y bueno, pues estoy encantado. También va a ser mi primer año que pueda jugar a Champions, y bueno, pues con muchísimas ganas y de que empiece todo ya, ¿no? Sí, es un momento muy importante de la sua carriera, riconosce esto, se ha reso conto de cosa es el Napoli, adesso que si trova dentro, poi grazie. Sì, anche l'oggettivo di andare a giocare alla Champions è fondamentale, pertanto sì, è un momento molto importante per lui. Scusami Guido, posso fare, Guido, una domanda al Presidente? Eccola qua. Presidente, eccoci qua. Le volevo chiedere, Presidente, sono qui. Lei nel giro di pochi giorni ha avuto un grande merito, ha sdoganato una parola tabù per tutti i napoletani, alla quale, insomma, non appena la ascoltavamo si provvedeva con tanto di antisfiga. La parola è scudetto. Oltre ad infiammare la tifoseria con questa parola scudetto, lei ha inteso lanciare anche un messaggio a tecnico e squadra. Ma assolutamente sì, noi dobbiamo lottare per lo scudetto, poi lo vinceremo? Questo ce lo diremo alla fine, ma dobbiamo assolutamente quest'anno, senza se e senza ma, lottare per lo scudetto. Io credo che ormai il Napoli tutti gli anni dovrà lottare per lo scudetto, è chiaro che anche gli altri non stanno a guardare, anche gli altri si stanno rafforzando. Noi abbiamo il vantaggio di avere per il secondo anno consecutivo un ottimo allenatore, quindi io spero che sia l'anno buono. Canale 8. Ciao, ecco, volevo chiederti se hai trovato similitudini nel modo di giocare che sta impostando Benitez con lo Swansea di Laudrup, che ti ha visto fare la tua migliore stagione.
con lo stesso modulo e con la stessa idea di gioco, molto possesso palla. E poi volevo chiederti se, vista la difficoltà che c'è in questo momento in attacco della Spagna, tu c'eri quasi arrivato, ti ha un po' bloccato il problema fisico dell'anno scorso, se punti ad arrivare in nazionale. Y también sí, que tuviste cerca de tal, debido a la presión que tuviste, pudo ser, si tú puntas por conseguir eso, por llegar a la Santiago. Sí, bueno, creo que los dos entrenadores, tanto Michael Laudrup como Rafa, pues apuestan por un estilo de juego que a mí me gusta, ¿no? Que bueno, que es tratar bien la pelota y bueno, pues jugar al ataque. Y bueno, por eso estoy aquí también, ¿no? Estoy encantado de que bueno, del estilo de juego que propone Rafa, de lo que va a proponer el Nápoles. Y bueno, con respecto a España, pues sí que es cierto que es muy complicado porque tiene futbolistas de muchísimo nivel y bueno, pues el año pasado pude disfrutar de esa experiencia y bueno, pues hay que pelear y estar al máximo nivel para poder volver a vestir esa camiseta, ¿no? Sì, con Benitez si è trovato a volerle fare giocare con lo stesso stile che giocava nella squadra precedente, e questo è una cosa che a lui piace. Ha l'attacco che è molto felice che sia così. Poi per la Spagna, per la nazionale spagnola, si rende conto che è molto complicato, che già l'anno scorso è stato vicino, che non è potuto essere, ma che continuerà a lottare per arrivare in nazionale. Il Roma. La stessa cosa, il Roma. Vai. Ultime tre domande. Allora. Ragazzi, non riusciamo a farle tutte, quindi le ultime tre perché devi andare a pranzo. Vai. Fino a due anni fa gli spagnoli in Italia non erano, arrivavano ma andavano via perché non convincevano. Invece l'anno scorso tra Callejon, l'Oriente della Juve, lo stesso Albiol, questa cosa è stata sdoganata. Come pensi secondo te di entrare nel cuore dei napoletani e poi come stai fisicamente? E poi come? Sta fisicamente visto che viene da un infortunio. Que llegan al italiano, que no duran mucho, o sea, han durado un año y después. Este año pasado ha sido un poco excepcional porque también con Llorente, sin embargo, se han colocado. ¿Cómo piensas tú desmitificar esta cosa que piensan los italianos, de que los jugadores españoles llegan y están una temporada y después son? Y lo otro físicamente, sí. ¿Y después cómo está físicamente? ¿Cómo te encuentras físicamente debido a la lesión que has tenido? Bueno, yo sé que es difícil llegar aquí, ¿no? Porque, bueno, pues fútbol español puede ser, o la liga española puede ser un poco distinta a la liga italiana, pero bueno, pues mira, por ejemplo, ojalá salga un año pues tan bueno, mejor que el pasado, y pues José ha hecho una temporada excepcional, Llorente también ha hecho una buena temporada en la Juve, y bueno, pues el objetivo mío es que también salgan bien las cosas, que me adapte lo más rápido posible y bueno, pues que pueda ayudar al resto de los compañeros, ¿no? Físicamente ya estoy genial, poco a poco adaptándome, cogiendo la forma y bueno, sin ningún problema de la lesión que tuve el año pasado, ¿no? Sì, ha sentito questo, si rende conto, ha visto che comunque Callejon e Llorente hanno fatto molto bene l'anno scorso e che lui vuole seguire quella linea lì, che ha tutta l'intenzione che funzioni, che si smitifichi questo fatto dei giocatori spagnoli che durano poco nel calcio italiano. E riguardo alla sua lesione, lui dice che sta sempre meglio di forma e che, insomma, che diciamo che l'ha lasciato dietro.
questa cosa qua, sta sempre meglio. Sport Italia. Sì, ben arrivato. Innanzitutto a Michi vorrei chiedere di entrare un po' nel dettaglio della Champions con questo playoff che è sostanzialmente alle porte. Se ricordi le immagini bellissime della scorsa stagione, del girone esaltante e anche molto sfortunato del Napoli, cosa ti aspetti, fin dove ci si può spingere? Il girone, come lo vedi questi anni, il tema di c'è punto del playoff. Bueno, yo creo que el Napoli el año pasado pues vivió una algo excepcional, ¿no? Se quedó fuera de clasificarse con 12 puntos y bueno, pues creo que en el grupo de Atlético Madrid el Zenit pasó segundo con 6 o con 7 puntos, ¿no? Entonces, creo que hicieron una grandísima competición el año pasado. El objetivo primero es clasificarse, tenemos la previa y vamos, nos estamos dejando la vida entrenando para clasificarnos para la fase de grupos y bueno, ahora mismo solo tenemos la mente puesta en eso, ¿no? Sì, si rende conto che l'anno scorso il Napoli è stato molto sfortunato perché con 12 punti ci sono altre squadre che sono passati con 6, è veramente una sfortuna. Quest'anno si stanno allenando fortissimo, lasciando la vita durante gli allenamenti perché questa cosa qua, diciamo, quest'anno si possa avverare. Per superare il turno nel preliminare, questo grazie. Era il discorso. Sì, la domanda per il sì, per il Presidente, che saluto innanzitutto, abbiamo visto, ritorno su Vargas, Presidente, perché lo abbiamo visto sorridente, allegro, è anche un po' una novità, un aspetto piacevole rispetto alle immagini del passato con Maglia Napoli, però le chiedo con quanta curiosità aspetta notizie da Benitez a proposito di Vargas, perché immagino ecco, sia sotto attenta valutazione il ragazzo. No, ma io su Vargas ormai non ho più nessun tipo di pressione da esercitare su nessuno, né tantomeno sul giocatore, né tantomeno sull'allenatore, perché Vargas ha dimostrato ovunque lui sia andato di fare il suo, quindi non è più un biscotto ricevuto, ma è una realtà professionalmente valida, quindi se troverà accoglimento, ma da un punto di vista di utilità, perché tenercelo per non farlo giocare mi sembrerebbe una stupidaggine, anche perché abbiamo varie richieste, quindi laddove da una sintonia eventuale tra allenatore e giocatore che potrebbe nascere in questi giorni del ritiro ci sia un desiderio dell'allenatore stesso di dire no, lasciamelo qua che mi è molto utile, non abbiamo problemi. Qualora invece non dovesse far parte della rosa degli attaccanti, visto che ce ne abbiamo tanti, no? E anche tutti capaci, e chiaramente lo sistemeremo dove a lui farà piacere, dove per noi sarà possibile. Ultima domanda, canale 34. Buongiorno, volevo sapere se hai parlato con il mister sulla posizione che dovrai avere in campo e che posizione pensi che lui ti voglia impiegare. Poi per il Presidente, lei ha parlato di Scudetto, no? Secondo lei quanti giocatori realmente mancano a questo organico per poter competere a pieno titolo per il titolo? Bueno, él habla mucho con los futbolistas, ¿no? La verdad que me ha sorprendido mucho porque como entrenador no voy a descubrirlo yo, ¿no? Es uno de los mejores del mundo y bueno, pues como persona es un fenómeno también. Me ha dicho que bueno, pues que me podía ver detrás del punta o como delantero centro, que son las posiciones que he venido desarrollando durante toda mi carrera, pero bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que si me necesita poner de central y ayudar al equipo para defender un marcador favorable, pues lo hago encantado, ¿no? Donde sea, con tal de ayudar al equipo, donde sea.
Sì, è rimasto molto sorpreso da Benitez, che considera uno dei migliori allenatori al mondo, e lui se l'ha proposto di andare come punta, si dice anche in italiano punta, sì. o come attaccante centrale, ma che lui, come aveva detto già prima, è a disposizione dell'equipo, e dove le chiedano di andare andrà. Ma, uno scudetto non dipende mai da quanti giocatori mancano. Uno scudetto si vince per tutta una serie di condizioni che si vengono a creare, propizie o di difficoltà, inclusi gli incidenti che possono non essere prevedibili. Noi non dobbiamo dimenticarci che l'altro anno eravamo già una squadra molto forte, ma abbiamo cambiato metà squadra con l'incognita sostituzione Cavani, e mi sembra che i risultati siano stati eccellenti. Se non avessimo avuto gli infortuni che abbiamo avuto, io vorrei anche la prova del 9 di che cosa sarebbe accaduto in classifica. Fermo restando che quando tu hai un cambio così sostanziale, cambio di allenatore, cambio di tutto lo staff, cambio di mezza squadra, e poi di mezza squadra che conta, voglio dire, passare da un modulo ad un altro, passare dopo tanti anni dalla difesa 3 alla difesa 4, voglio dire, credo che noi, è come se l'altro anno, non dico avessimo vinto lo scudetto, ma quasi. Quindi ecco perché io l'altro anno ero particolarmente soddisfatto. Oggi noi abbiamo un allenatore la cui professionalità non è in discussione, un allenatore che conosce già gli elementi della squadra, un allenatore che in un mercato di riparazione dello scorso gennaio è riuscito a mettere a segno alcuni colpi utilissimi, e che ha tutta l'estate, dove una parte già sono stati realizzati, un'altra parte ne verranno effettuati. Quindi secondo me ci sono tutte le condizioni per poter far bene. Non è che cambiando ogni anno mezza squadra si vincono gli scudetti, perché anche questo denota, secondo me, questa frenesia di mercato, a parte che può nascondere degli interessi di cui non voglio parlare, ma voglio dire, denota anche molto spesso un'insicurezza, no? Allora, perché noi dobbiamo tutelare anche i nostri investimenti, se ci crediamo. Se li sbagliamo ne dobbiamo prendere atto, ma se non li sbagliamo li dobbiamo tutelare. E se noi ogni anno cambiassimo molti elementi della stessa squadra, vuol dire o che siamo insicuri o che abbiamo sbagliato gli acquisti, e anche le due cose sarebbero tutte e due non criticabili di più, no? Quindi io, ecco perché mi sento tranquillo. Cioè, uno può mirare allo scudetto quando dice tutto quello che si doveva fare è stato fatto. Non è che noi, comprando i grandi nomi, quelli che fanno grande sensazione, vinciamo lo scudetto, perché se no questo sarebbe accaduto anche in Spagna, no? Dove di nomi eclatanti, super eclatanti, ce ne sono perlomeno in un paio di squadre, che non mi sembra che abbiano vinto lo scudetto, no? E allora voglio dire, immaginate che delusione, sia sul piano dell'equilibrio economico e finanziario, sia sul piano del risultato sportivo,
avere quello che gli altri, non io, considerano i top players. Per me quelli che noi scegliamo sono dei top players, e poi non vincere lo stesso nulla. Uno dopo che cosa fa? Fa Karakiri o viene qui a Di Maro e dice andiamoci a fare una caiaccata e cerchiamo di capovolgerci senza casco per sbattere la testa e soccombere. C'era l'ultimissima proprio di Canale 21 per il Presidente. Sì, credo. Del benvenuto a Miccio, so che deve scappare, quindi la mia domanda è per il Presidente. Abbiamo parlato di obiettivo in campionato, obiettivo in Champions League dopo la bellissima figura della passata stagione. Poi le chiedo, su Reina non c'è alcuna possibilità che ritorni? Ma veda, io devo anche difendere determinate posizioni e determinati ruoli, perché altrimenti poi se noi seminiamo insicurezza, anche chi gioca nel Napoli finisce per abbracciarla questa insicurezza. Allora, premesso che è meglio avere sempre un giocatore in più di un giocatore in meno, questa è sempre stata la mia teoria, non vi dico che di altri questa non era la teoria, perché se no domani esce un altro titolo a tutta pagina, va bene? È chiaro che avere più persone significa avere anche gli attributi per poter gestire lo spogliatoio, è che la cosa più facile è eliminare quelli che non giocando poi finiscono per insufflare negli altri che magari non giocano anche, quindi creare quelle frange all'interno di uno spogliatoio che possono creare dei problemi ad un allenatore. Ora Benitez ha le spalle molto grosse, è un grande psicologo, è una persona coltissima, ha una capacità di interfacciarsi sia sul piano umano sia sul piano tecnico con i suoi giocatori, quindi noi questo rischio comunque non lo correremo. Però, ripeto, è Reina che deve dire ah, non posso stare senza vedere Napoli. Non sono io che devo dire non posso stare senza vedere Reina, no? Allora, nel momento in cui lui dovesse dire non posso stare senza vedere Napoli, noi diremmo, vabbè, figlio mio, che vuoi fare? Ti accogliamo nel nostro... Però, voglio dire, potrebbe anche trovare accoglienza presso altre situazioni estremamente intriganti e interessanti per lui, o in casa presso il Liverpool, che è una grandissima squadra, sia presso altri che lo desiderano. Okay, l'obiettivo Champions, se potete mandare... Obiettivo Champions? Figlia mia, qui noi non rifiutiamo nulla. Noi non rifiutiamo la Supercoppa, non rifiutiamo la Coppa Italia, non rifiutiamo lo Scudetto, non rifiutiamo la Champions. Noi ce le giochiamo tutte. Adesso è arrivato il momento in cui ogni anno ce le dobbiamo giocare tutte. Perché prima o poi qualche cosa accadrà, no? Voi che dite?